Ciao, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi siamo a Formello, a 10 minuti in macchina da Roma e a circa 10 km dal grande raccordo anulare. Siamo esattamente a Via della Selvotta, ex strada Francigena, all'interno del comprensorio Le Case Bianche, e vi presento una bellissima villa, porzione di bifamiliare, di circa 400 metri quadri sviluppandosi su tre livelli e con 1500 metri quadri di giardino, all'interno del quale è incastonata una piscina privata. All'interno del comprensorio Le Case Bianche, dotato di un ingresso con cancello automatico, telecamere di sorveglianza, aree verdi comuni, giardino e piscina condominiale di 25 metri, oltre a una piscina per bambini, aree parcheggio per gli ospiti, troviamo questa bella villa bifamiliare sviluppantesi su tre livelli. Alla villa si può accedere sia tramite un cancello automatico per autovetture, sia tramite il cancello pedonale, e percorrendo il vialetto troviamo il piano terra che affaccia direttamente sul grande giardino. Al suo interno sono presenti un ampio salone con camino a doppia apertura con rivestimento in peperino, la sala da pranzo con travi a vista, una spaziosa cucina abitabile, una camera da letto, un bagno con finestra dotato di doccia. All'interno del salone è presente una scala per salire al piano superiore, sempre con gradini in cotto spagnolo artigianale, la cui parete a copertura della scala è in mattoncini di cotto sabbiato. Al piano sono ubicate una camera da letto padronale con armadio a muro e terrazzino con affaccio sulla proprietà. Un bagno con finestra, con vasca idromassaggio e rivestimento in cotto e travertino. Una seconda camera da letto con annesso ripostiglio ed affaccio sul giardino. Una terza camera da letto con armadio a muro ed affaccio panoramico sulla valle di Isola Farnese. Nelle tre camere da letto sono presenti condizionatori caldo-freddo con tecnologia inverter a risparmio energetico, e alle finestre sono presenti le zanzariere. Al piano seminterrato invece è possibile accedere o direttamente dal giardino o attraverso una scala dall'ambiente salone. Al piano seminterrato vi è un ampio ingresso con travi a vista, un secondo salone con travi al soffitto
di camino a faccia vista e una sala hobby con ampie finestre. Vi è anche una camera servizio e un bagno con finestra dotato di doccia, idromassaggio e bagno turco. Troviamo anche un ripostiglio, una lavanderia ed un terrazzo dal quale si può risalire al piano terra in prossimità del patio attiguo al salone del piano terra stesso. Al piano seminterrato è altresì presente un locale tecnico con la caldaia alimentata a gasolio. La villa è dotata di un giardino di 1500 metri quadri con alberi da frutta, una grande terrazza, un portico a servizio della cucina, un barbecue in muratura e una piscina di 9 metri per 5 metri con scala romana e disinfezione a sale marino, oltre a un portico a servizio della piscina con zona pranzo con frigorifero, barbecue in muratura, zona relax, tende da sole, doccia solare e vasca idromassaggio. I vasi e gli orci presenti nel giardino sono di lavorazione artigianale della zona umbra di Deruta e sono fatti a mano su misura. È presente un pozzo per il riempimento della piscina e per l'irrigazione automatica che è interrata e comandata da centralina. È presente un garage non provvisto di serranda per ricevere due autovetture. Sul vialetto di accesso pedonale alla proprietà è disponibile a uso esclusivo un terzo posto auto scoperto. È presente un impianto d'allarme volumetrico e perimetrale non collegato alla rete elettrica ma alimentato da batterie e un impianto misto fibra. Infine, l'impianto di riscaldamento è sezionato per singolo piano in modo da poter rendere l'accensione differenziata in base alle esigenze di chi vi abita. Abbiamo visitato una bellissima villa immersa nel verde e molto soleggiata. L'immobile è stato edificato negli anni 70 ed ha subito l'ultima ristrutturazione agli inizi degli anni 2000. Il riscaldamento è autonomo, alimentato da caldaia a gasolio. Come pertinenze ci sono un magazzino e un'autorimessa per due posti auto coperti. E l'immobile è all'interno di questo comprensorio, le cui spese ordinarie di amministrazione condominiale ammontano a circa 170 euro al mese. L'immobile è molto molto bello ed è particolarmente indicato a una famiglia numerosa che voglia essere vicino Roma ma abitare in un contesto tranquillo e molto molto silenzioso e verdeggiante. La sicurezza è garantita da un impianto di allarme di primo ordine, da vetri blindati e da una porta blindata. Potete vedere foto, video e planimetrie di questo bellissimo immobile sul nostro sito www.lrimmobiliareroma.it, sui nostri canali social e sul nostro canale YouTube. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.